che in un festival di poesia, in una situazione così letteraria, così antiscolastica, così pensante, ci siano scuole che creano, che inventano, che fanno, che disegnano, che danzano. Il grande problema è questo: la poesia viene sempre capita e recepita come un luogo unico dove si sta e lì. La poesia invece è completamente collegata a tutto il resto. Io stasera, se avrete voglia, sarò qui a parlare di questo, del collegamento che esiste, a mio modesto parere, che peraltro condivido, del collegamento estremo che esiste tra la poesia e la realtà. La poesia non è soltanto nei luoghi dove si parla di poesia, nei libri di poesia. Io non sono uno scrittore, sono uno scritturato, non sono un autore, sono un autorizzato da quella che è la poesia costante, da questo flusso che esiste, che è nel pensiero, che è nell'immaginazione. E questo lavoro va fatto abbattendo i vari ministeri, come la politica è divisa in Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Ministero dell'Istruzione. Se noi togliamo la N e la I e queste parole Ministero, diventa Ministero della Cultura, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Interni. Il lavoro che fa la poesia è questo, un lavoro artistico. Non ne posso più di vedere soltanto nei luoghi adatti all'arte, alla poesia, arte e poesia. Mi interessa anche il luogo della mancanza di poesia. Oggi è il 22 di ottobre ed è un anniversario della morte di Stefano Cucchi. Dove maggiormente c'è mancanza di poesia e c'è stata mancanza di poesia? In quel luogo, a prescindere da colpevoli, giustizia, realtà, processi. La poesia manca, nelle carceri manca la poesia, negli ospedali manca la poesia, nella politica manca la poesia. Dice, ma c'è bisogno di etica. Non c'è etica se non c'è poetica. Non c'è arte se non c'è politica, se non c'è arte. Dice, ma è la politica più umana. La politica umana è quella che vediamo, che subiamo. È quella, la guerra è umana, le foto che avete fatto vedere, quello è tutto umano, disumano, inumano, manca il salto. Quando è che diventiamo sovrumani? La poesia chiede questa sovrumanità costante, ininterrotta, collegata da un momento all'altro. Bisognerebbe lavorare in quella nomenless, in quella terra di nessuno, che appunto è quella che divide i poeti, gli artisti, gli attori, dalla realtà, dalla quotidianità, dalla cronaca, quello che io chiamo il morbo di cronac, cioè questa cronaca costante. Si parla sempre di comunicare, comunicazione, di essere collegati. Per me collega, collega non è una parola, ma è un verbo, collega, unisci, fai passare, fai girare, è una questione di energia. Nel foglio introduttivo di questa manifestazione c'è la parola naufragare, c'è la parola pazzia. Dice, ma vivere in questa condizione di poesia costante è una pazzia. Perché non è una pazzia? Quella quotidiana, la pazzia quotidiana. Questi momenti sono tutti contemporanei. Io li chiamo arte contemporanea. Non riusciamo più a fare una cosa sola alla volta. Non si riesce più a fare una cosa sola alla volta. Non si può dire, oggi mi metto lì a scrivere, scrivo le mie poesie, le mie, mie, ancora questa parola, mie, come se io fossi un poeta, io non sono uno scrittore, sono uno scritturato, io non sono un autore, sono un autorizzato, manca la proprietà, è un lavoro, la poesia è sospesa, dice, non c'è più, no, è sospesa, è nell'aria, se c'è l'aria, è nell'aria. È da lì, è il poeta al massimo è un captatore, un captante, captante, cantanti, captanti. E la gente ancora dice, ma le parole stanno giocando con le parole, sono le parole che stanno giocando con noi. Alle volte si uccide, non con la mano destra, la mano sinistra, ma con la terza mano, la mancanza. È un lavoro, è un mestiere che facciamo, le scuse porte, non porgiamo le scuse, ma le scuse porte, che chiudono anche, ci chiudono. Non voglio neanche entrare nel concetto di muri, troppo facile parlare dei concetti di muri, alzare un muro, il muro, lo stesso muro che un medico
che deve essere un poeta, una volta i medici erano filosofi, letterati, scienziati, matematici, per forza, adesso non richiedo che alla laurea, ma io chiedo la laurea anche, io vorrei, dei medici vorrei vedere anche laurea, cominciare a vedere laurea, qui cominciamo un pochino a vedere, cioè non è possibile che io riesca a vedere mentre apro una schermata del mio computer cosa succede contemporaneamente in 42 paesi del mondo, mi collego con la mia fidanzata, vedo mio figlio, parlo e compro un frullatore, voglio anche vedere il poter vedere delle cose impossibili, come era impossibile pensare di vedere 40 cose in una volta, comincia a farlo senza occhi, quegli occhi non quelli mai messi, quegli altri, o quegli, usare quelli mai messi e far riposare quegli altri. Qual è il lavoro? Perché dice, ci vuole un altro spirito, ci vuole un altro spirito, lo spirito, spiritualità. Perché questa parola? Questa parola di solito va usata se muori, se sei San Suu Kyi che prende una laurea e dice ai politici non esiste politica senza anima, tutti ad applaudire, cosa applaudi? E se stai, non hai capito cosa sta dicendo. Però la spiritualità di solito serve a chi si era veduto quella luce, l'ha vista alla fine del tunnel, l'ha vista alla fine dopo una vita. C'è un libro interessantissimo, poetico o mancanza di poesie, chi lo sa, tre medici che hanno scritto un libro che si chiama Dall'altra parte e parlano della loro esperienza di pazienti dopo 30 anni di primariato e parlano di cosa si prova in pigiama dietro una porta quando si aspetta un collega, in questo caso però uno che sta bene e tu non stai bene, e allora dopo 30 anni ho detto sai che provando questo io ho capito e non è mancanza di poesia quella lì. Non è mancanza di poesia, io sono un medico, tutti i giorni vedo dei pazienti, devo tirare su un muro, se non mi difendo, il muro, mi difendo. Ma te non ti devi difendere, mos tua vita tu, mos tua vita, mos me, vita tua vita me. E come fai a difendere? Tira su un vetro, non tira su un muro, dai un'occhiata. Fagli dei buchi anche in quel vetro, che senti anche l'emanazione, emanità. La poesia dovrebbe parlare di emanità, emanare, non umanità. Tutto la poesia più umana, la medicina più umana, la politica più umana anche da piuma, volante, ma lasciamo stare, più umana. No, è questo umano, quello che vediamo da letto è umano, quello che vediamo nei CIE, quello che vediamo, quella cronaca, quella umana, disumana, inumana, subumana, ma umana. Ripeto, il tema è il salto sovrumano. Cominciare a vedere non attraverso Robocop, non attraverso X-Men, non attraverso, ma a vedere la potenza che l'uomo ha, non il potere come acqua mando dormire, la potenza di emanazione, la potenza di scarica, lì, stiamo perdendo lì, scarica, quel lavoro lì. Noi abbiamo delle manie di grandezza, ma non amiamo la grandezza. Che cosa accade di non poetico tra la mania di grandezza e la paura della grandezza, una paura fottuta di morire, ma una paura fottuta di nascere. Che cosa può fare la poesia lì dentro? Mare aperto, pagina 22, mare aperto, aprire pagina, quale mare? Col mare, riempire la distanza tra chi muore e chi vive, col mare, senso di colpa, perdono, abbandono e anche giustificazione di questo abbandono, se non partivi, se non poi colpa, noi colpa, certo, se non avevamo questa politica espansionista fatta in un momento, ognuno ha ragioni da vendere, ma conosciute, quelle sconosciute, quando cominci a fermarti per cominciare a partire, quando smetti per poter nascere, c'è qualcuno che deve dire, l'aperto questa guerra qui. C'è qualcuno che deve dire questa cosa la lascio andare, non la tengo, non è la mia, non la prendo. E se tutto comincia all'unisono, quel lavoro lì è orchestrale, è musica, è colonna sonora di un film, può meritare un Oscar, può meritare nel film esistenziale, e lì pronti, protagonisti, le comparse, le scomparse, siamo tutti in questo senso attorialmente pronti, ma qual è il buon samaritano, il buon cagliaritano, il pessimo marziano? Qual è il rapporto? Pistole ad acqua per poter non uccidere chi muore di sete? Questa immagine che ho avuto, un'immagine di pistola ad acqua, che però è poca, mi arrivano questi flash, dice, ma tu hai una vita disastrosa. Non lo so, e anche
il lavoro, l'allusione del 56, l'allusione del 56, mi interessa l'allusione, ma anche nel 56, chi è che ha alluso, chi è che ha fatto questa allusione, chi è che... mi interessa anche andare a vedere come fluttuano i pensieri del passato, del tempo. Il tempo è un'illusione ottima, il tempo vola in noi, no, incredibile sarebbe se noi volassimo il tempo, no, il cielo sarebbe pieno di uomini con gli orologi fermi. Mi piace parlare di piacenza, di cubito, dei doveri di contenzione. È un bello lavoro, è un ponte sul sangue in piena, ecco un'altra cosa, un ponte sul sangue in piena. L'altro giorno mi piaceva scrivere, ho visto del bocco uscire dal sangue, dice, ma hai solo invertito, hai visto il sangue uscire dalla bocca? Dice, non l'ho fatto io, è la bocca che si è unita al sangue, ho visto del bocco uscire dal sangue, e in quel momento dei piccoli flash visionanti e visionari anche sul concetto di certe trucidazioni, di certe, perché devo guardare solo degli sceneggiati televisivi, delle serie televisive, e non posso avere il mio canale, un canale dove non pago, dove non pago, anche non contento, non pago, dove io posso avere un'altra per vedere che lo vedo io, posso farlo vedere ad altri, posso connettermi, ma non voglio usare la parola, neanche creatività, per favore, creatività, non è. Le norme, quali sono le norme di questo modo di fare poesia? Le norme sono, un tema sulle norme, le norme, la grandezza, le norme, dentro la parola le norme ci sono le regole, però le norme, c'è un concetto poetico fondamentale, di vicinanza, sì, ci sono delle domande, ho lasciato gli spazi, non siete entrati in quegli spazi, io ormai stavo dicendo, c'è sicuramente un concetto di bellezza deprivata, rovinata, uccisa, c'è sicuramente qualche cosa che non funziona tra la bellezza del mare, di un tramonto e un bambino spiaggiato, portato dal mare per un naufragio. Io non mi posso fermare al parlarne, a raccontarlo e a dire pensa alla storia di quel padre, non posso, devo farlo, ma non posso neanche fermarmi a dire però il mare, però la vita. Ci stanno segnalando questa dimensione umana, uno o due, chiamiamola basica nostra, ci sta segnalando che c'è la necessità di fare un piccolo salto, piccolino o grande, a seconda delle predisposizioni, perché la bellezza di quel mare collega e culla quel bambino in maniera così perversa, in maniera così antipoetica, ma così ci sta dicendo qualche cosa che non è il salviamolo soltanto, importantissimo. Pensa alla parola salva, apri computer, cerca, ingrandisci e salva. E facciamo così, no? Facciamo così, questo gesto, quindi apri e salva. Ecco, quindi per magia, adesso tutti apriamo. Dicevo però, mi era venuto in mente il concetto come usiamo queste parole salva. Quante volte noi in un giorno usiamo la parola salva? Madonna, centinaia di volte. È impressionante come questo quadro, questo quadrante, questo schermo piatto, come un elettroencefalogramma, non ci metta in continua correlazione, che non sono parole, salva. Da un suono, presto la scienza dimostrerà che certe parole dette in un modo non sono solo curative, troppo facile, banale e diciamo azione-reazione, ma proprio lavorerà sul concetto del suono, sul concetto della musica, già questo è stato anche fatto. Allora, poter sfondare quel muro del pianto, quel muro del suono, qual è? Certo, appena poi dico muro del pianto penso subito israeliani, penso subito palestinesi, estrema fatica, è sempre una fatica politica, è una fatica che si dista dai morti poi che subiscono la fatica esistenziale. Allora mi piace ogni tanto dire alle religioni scambiatevi le fedi, questa è una frase che mi piace scambiatevi le fedi, come mi piace dirlo a certe medicine, scambiatevi le ricerche, ma scambiatevele non vuol dire tu devi dire... È proprio un punto di... Siamo agli antipodi. Ecco, mi piaceva avviarmi verso la conclusione di tutto, non solo di questa serata, con l'idea che siamo agli antipodi. E la scienza cosa fa? Studia gli antipodi. Ma siamo agli antipodi, ma studiamo gli antipodi. Cosa ci stanno dicendo gli antipodi? No, studiamo gli antipodi. Ancora ricerchiamo come si accoppiano, cosa mangiano, come muoiono. E gli antipodi? Come vive un antipode?
distanti dall'altro tempo, che lo so, il peccato di distanza, il peccato di distanza, lo commettiamo tutti i giorni. Io voglio sapere, facciamo un esempio più, prendiamo eccetera eccetera, che li conosciamo, abbiamo più tutto, eccetera eccetera. Muore un eccetera, cosa fa l'altro eccetera? Come si comporta? Non ci ho mai pensato, si alzerà, si laverà, e poi fa la colazione, andrà a lavorare, eccetera eccetera. No, eccetera eccetera, non lo può fare più. Non lo può fare più, non lo può fare più, non lo può fare più, non lo può fare più. Manca qualcosa, allora quel mancare, quel genero dell'invidia, come si fa a diventare genero dell'invidia? Questo, chi devi sposare? Qual è il lavoro? Qual è il lavoro? No, no. Dice, ma ti puoi fermare lì? Non lo so. Dice, ma tu fai il presto, tu, il privilegio. Ecco, l'altra cosa è il privilegio, sei un attore, sei uno scrittore, curato, neanche un attore, stai bene, di salute, hai tutte le fortune, hai i soldi, fai il presto, tu parlare. Ok, ok, ok. È vero, poeta è anche agiato, agio, e cosa deve fare? È proprio perché uno agio, non, cioè Madre Teresa di Calcutta, che non c'entra niente con l'esempio, ma è solo per, cioè doveva avere la lebbra per interessarsi dei lebbrosi, cioè questo è il problema. Cosa auguro a tutti i tumori, a volontà, auguro al ministro della sanità un tumore, auguro al ministro dei trasporti di essere investito, che cosa devo augurare? Perché se poi li sentiamo nelle paralimpiadi che dicono, io conosciuto adesso che non ho le gambe, adesso che non ho le gambe, adesso, allora cosa devo fare? Cosa devo fare? Aspettare di non avere le gambe, non posso fare un attimo prima? Che cosa? Perché quelli che lo fanno è troppo tardi, lo fanno per loro, è un percorso. Quello che lo fanno prima, lo fai prima, presto a parlare della morte, non sei morto, ma vedrai. E va la lavorazione lì. Quello che ci è chiesto, cioè il ben di più, il ben oltre, i tre fratelli ben oltre, ben di più e ben altro. E il lavoro è questo, se no facciamo i nostri mestieri, cioè faccio il poeta, faccio il mio librino e poi lo vendo, l'altro fa il suo spettacolino, va in teatro, poi va a casa, ecco, a casa, dove vai a casa? Quale casa? Dov'è la casa? Qui la casa è un grosso problema, perché nel tragitto, no, nel lens, può succedere qualche cosa, non sei difeso neanche a casa, non sei difeso neanche dentro il tuo corpo, non sei difeso, perché arriva la malattia, arriva, non sei difeso, ma tu parli solo, no, è proprio l'uso della gioia, qui c'è scritto la gioia, è l'uso della gioia, non dell'uso della gioia, è dell'uso della gioia. Ma la gioia però non è la felicità, questi concetti un po' new age, un po'. Cioè qui si tratta proprio di roba grossa, di febbre, di calore, si parla di non so neanche più come dire le parole che non ci avete usato nel senso anche, ci avete usato sicuro anche dal punto di vista, sarebbe come mettere un plotone di esecuzione davanti a uno specchio, vedrai che sparano meno, sono loro. Allora, voglio dire, vedi questa immagine, mi è arrivata questa immagine, però voglio dire, questa è un'immagine immaginante, però adesso forse ci sono dei plotoni di esecuzione, ma tu non ne parlare, sei a Sassari, ma sarà la poesia, come potresti chiudere anche per un gesto di speranza? Ma vaffanculo la speranza, ma siete ancora lì alla speranza, che va bene, la speranza è l'ultima a morire, ma qui il problema è anche chi è il primo a rinascere, è l'ultima a morire, porca miseria, guardate dove volete. Anche nel fazzoletto, tra un po' riusciremo, mentre ci soffiamo il naso, a vedere un'immagine di qualcosa, per nessuno. Allora, in parole poco abbienti, cioè in parole povere, diceva Anita, la grande Anita, la nostra, l'unica Anita con la quale, che non è di Garibaldi, non so se fosse il cognome, di Garibaldi, come dice. Guerra e pace, suonare guerra, il termo 2, hai letto solo la prima parte del libro. Allora dico, cosa sono virtù carnali, che cos'è eternità esistile, cosa sono attimi sabbatici, qual è il lavoro, qual è il consenso, qual è la... E dice, ma tu dovrai pure trovare un modo di chiudere, ci penserà l'altro.